Ciao a tutti, sono in diretta, grazie per l'ospitalità. Mi chiamo Paolo Bonfanti e ho suonato al Federiciano un po' di anni fa, però una volta ce l'ho fatta, è stata un'esperienza molto molto bella, in un posto molto 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 bello e quindi sono contento di essere di nuovo qua a suonare qualcosa per voi, per più o meno un'oretta, ok? E aspettiamo qualche secondo perché si colleghi un po' di gente. Vedo che ci sono già un po' di collegamenti. Intanto volevo descrivere un po' quello che suono. Io sono un musicista di blues, fondamentalmente vengo dall'ambiente blues, però non disdegno, come dire, viaggi in altri campi. Il blues è il mio campo, la mia casa, il mio punto di partenza, e da lì mi faccio i miei giri, i miei viaggi per tutti i vari stili musicali. In particolare c'è uno stile che si chiama americana, che è un po', come dire, è la somma di tutti gli stili tipici della musica appunto degli Stati Uniti: blues, folk, country, bluegrass, rock, canzone d'autore. E io scrivo appunto pezzi quasi tutti miei. Vi farò anche qualche cover, qualche pezzo di altri, dei miei preferiti, ma fondamentalmente stiamo parlando di brani miei. Sempre su quel tipo di stile. Direi che un po' di gente è già collegata, quindi intanto vi presento il primo brano. Ogni brano lo presenterò in qualche modo, di modo che sappiate che cosa andate ad ascoltare, ok? Il primo brano è un pezzo di Robert Johnson. Robert Johnson è un bluesman, uno dei più importanti bluesman della storia. È un po' uno spartiacque: c'era il blues prima di Robert Johnson e il blues dopo Robert Johnson. Era un musicista che ha inciso pochissimi pezzi nel 1900, nella fine degli anni 20, primi anni 30 del secolo scorso, ovviamente 1930, in quegli anni lì, e ha inciso questi pezzi, 29 pezzi, pochissimi, e sul momento è stato quasi dimenticato. Poi a un certo punto è stato riscoperto molto più tardi da alcuni giovani americani, ma prima anche inglesi, in particolare due che sono diventati molto importanti, che sono Keith Richards e Mick Jagger. Da giovani, ora non ricordo chi dei due ha dato il disco all'altro, la raccolta dei brani di Robert Johnson registrati per Alan Lomax, grande etnomusicologo, e di lì è nata la leggenda di Robert Johnson. Questo è un pezzo che si chiama Traveling Riverside, che vuol dire viaggiando lungo il fiume. Il fiume ovviamente potrebbe essere lo Yazoo River, che è in quella zona del Mississippi che si chiama Delta, un affluente del Mississippi, e praticamente questo fiume, questo Yazoo River, forma proprio una lettera delta rovesciata nella sua confluenza col Mississippi, col grande fiume. E niente, questa è una canzone che parla proprio di viaggiare lungo il fiume. Robert Johnson ha fatto un sacco di viaggi, ha fatto un sacco di giri, era uno di quelli che si muoveva come gli hobos, cioè si appendeva a un vagone della ferrovia quando il treno rallentava, un vagone merci, e poi si faceva trasportare dappertutto. È stato molto molto lontano, fino a Chicago, ha girato un po' tutti gli Stati Uniti, anche verso nord, lui veniva appunto dal sud, dal Mississippi. E niente, questo è Traveling Riverside di Robert Johnson. Scusate, c'è stato un problemino, ricominciamo. You have some fun. Well, if your man got first one, why don't you have some fun? We're going to that fried spy woman, where the lights on that long.
colored butter, frosted the crown with corn. Well, I want to shave my colored butter, frosted the crown with corn. Got a mortgage on my body, no line on my soul. State applaudendo, ma se lo fate grazie, non vi posso sentire ovviamente. E questa era Traveling Riverside. E come dicevo, io suono spesso brani miei, anzi la maggior parte dei concerti sono improntati su brani miei. E il prossimo che voglio suonarvi è un brano che si chiama Father's Things, che vuol dire Le cose di mio padre. È un brano fondamentalmente rock, se vogliamo, anche se ora ve lo suonerò soltanto con la chitarra acustica. È un brano che ho scritto per un disco di un po' di tempo fa, uscito un po' di tempo fa, nel 2013, che si chiamava Exile on Backstreets. Le cose di mio padre, come sappiamo, voglio dire, i nostri genitori in qualche modo ci lasciano delle cose, e mio padre, che tra parentesi era un medico, mi ha lasciato tante cose, tante idee, come dire, tante questioni su cui pensare, su cui meditare. Questa è una canzone che parla proprio di questa cosa qua. Father's Things, un pezzo mio, Paolo Bonfanti. Off the pole, black is too short and it is too cold. Feel like one in a million, as up as a colorblind chameleon. Happy to hear another sing. I'm the one of my father's things, just some of my father's things. I mean, did Vicky think that glass was low? While everybody's running fast, staying awake till late at night. While everybody goes right, you never know what tomorrow might bring. I'm the son of my father's things, son of my father's things. I mean, be patient, comprehension. It's an idea to be a little tension. Find a shelf from the bed litter, black bones on the nose, booty cap and all. There's a couple of gold jumping again in the rain. I'm the son of my father's things, big son of my father's things. Good food, good disposition.
to my brain. And some of my father's things, did some of my father's things. I mean literature, art, music, love, moral, always sunny in the sky up above. Reading beyond every question mark, finding your way. Your way in the dark these days can hurt like feasting. And some of my father's things, some of my father's things. And some of my father's things. E questa era Father's Things, Father's Things. Un altro brano mio, da non molto, per esattezza a ottobre dello scorso anno, ottobre 2019, è uscito un nuovo CD. Io ho un'attività, un duo, e non solo un duo, anche una band in questo momento, con un mio carissimo amico, un grandissimo mandolinista che viene dal country, dal bluegrass, si chiama Martino Coppo, anche lui genovese, come me. Io adesso vivo in Piemonte, ma come capite dall'accento sono genovese. E abbiamo fatto questo CD, ne avevamo già fatto uno nel 2014, un altro l'abbiamo fatto appunto a ottobre dell'anno scorso, si chiama Praccina Stomp. Stomp è una danza dove si battono i piedi per terra, come in molte danze. Invece Praccina è una cascina, una casa, una località nell'Appennino Ligure, al confine tra la provincia di Alessandria e la provincia di Genova. È lì che abbiamo registrato questo disco con la produzione di Larry Campbell. Larry Campbell è un grandissimo chitarrista, polistrumentista, produttore, è stato chitarrista di Bob Dylan per quasi una decina d'anni, forse 8 se non sbaglio, produttore, ha vinto 3 Grammy Awards come produttore per Levon Helm, batterista di The Band, il gruppo di Bob Dylan, e il gruppo storico, e quindi abbiamo avuto l'onore di avere Larry Campbell con noi una settimana in cascina, in questa località, per registrare, per fare la produzione artistica di questo disco insieme a Martino e tanti altri amici che hanno suonato in Praccina Stomp. E volevo suonarvi questo brano di Praccina Stomp, che è uno dei brani miei, sono una dozzina di brani e li abbiamo, come dire, divisi, sono 6 miei, 6 di Martino. Sono anche collaborazioni con altri artisti, Martino ha scritto pezzi anche insieme ad altri artisti. E questo è un pezzo che si chiama Nowhere. Ho bisogno un secondo di accordare la chitarra, così ve lo suono bene, accordato. Ok. Okay. Nowhere. There's a reason I don't know. Guessing with direction is all we will roll. Be it for real, just a fake. Ain't nothing but a choice I didn't want to make. Like it or not, that's what it's all about. Ci sono sempre, ricominciamo da lì. I slowly fading out, I'll catch the next train. Living now from nowhere. What if what I do? Not the consequence of what I see. What if the closest thing to me is more than a million miles away? Switch off the lamp so I don't see. The crowd moving right in front of me. I don't need no company.
my trip nowhere. Against the unbearable finiteness of existence and all the obstacles tumble across, I don't have the will to offer resistance. Even if that means suffer, another one. There's a logic I can't find. Try to think of yesterday as it were tomorrow. Then it came, that's where to play. Looking for tomorrow and the remains of yesterday. It's time I leave it as it is. It's all up to you. Gotta do it as you please. I want everybody to feel at ease. While I'm going nowhere. So deep. What if no one is listening? Only when I'm tucking in my sleep. Now I'm closing up a fire. Everything will be clear to you. For a while, I must discover many, many more miles. My way to nowhere. Know that I'm on my way to nowhere. E questa era Nowhere, e tratta appunto da Precina Stompo, questo mio CD è il più recente che ho fatto uscire, che ho pubblicato. E ancora un brano da Precina Stompo. Questo è un brano in genovese, un brano un po' particolare. Io non disdegno ogni tanto suonare qualche brano nel mio dialetto, come dire, per certi versi è più facile, perché il dialetto ha, come sapete bene, ha molte parole tronche, molte parole che sono come quelle inglesi, no? Hanno l'accento sull'ultima sillaba, quindi è perfetto per certe cose, anche per adattarlo a temi, diciamo, blues o rock. Questo è un pezzo un po' particolare, si chiama Passa un Diavolo. Passa un Diavolo vuol dire passa il diavolo. L'idea trae spunto da una vecchia frase che diceva mia nonna quando c'erano i temporali, sapete, quei temporali con tuoni, lampi, quelli primaverili o estivi. E diceva volevo diavo cusoga e bocce con sue mugge, tradotto è il diavolo che gioca a bocce con sua moglie, ok? Io allora ho immaginato questo diavolo che passa in una notte tempestosa, una notte tarda tempestosa, e cammina con le sue, lasciando tracce di zoppo, perché il diavolo sappiamo che cammina un po' zoppo, lascia le sue tracce di zoppo con questo mantello scuro, questo mantello nero ricopre tutto, e
a un certo punto scombussola tutti i piani. Sembrava che le cose potessero andare in un certo modo, invece lui le fa cambiare, le fa andare in modi inaspettati, diversi, che nessuno poteva mai, modi in cui nessuno poteva mai pensare le cose potessero succedere. Ok. Passa Ubiao. Passa o diau, se mantém o escuro, nunca pensa voar mal. Passa o diau. Mas qual é a lexiole? Mas qual é que dorme? Qual é a festrede? O vento xuxa seco, e vem e qual é? Venia se non se sa de cose. Passa o diao. Scusate, ma ogni tanto va via la linea. Ricomincio da qua. Passa o diao. Se a boccia com sua mulher, passa o diao. Je acitento, e creve tutto cos'è negre, lascia tracce della angute crese, vinta da un barco caverno, però vante quello che te ne ciucao. Passa o diao. Passa o diao, non so se avete capito, forse no, i genovesi probabilmente hanno capito, anzi sicuramente, però il concetto ve l'avevo spiegato, è questo, questo diavolo che passa e scombussola tutti i piani. Okay. Allora, volevo suonarvi una cosa invece di uno dei miei, questa è una canzone di un altro, come la prima che ho fatto di Robert Johnson, questo è un altro dei miei idoli, ed è Bob Dylan. Bob Dylan è la persona, forse io dico persona perché non è soltanto, per me non è soltanto un cantautore, non è soltanto, è proprio una cosa che in qualche modo mi ha scombussolato un po' la vita. C'era il mio mondo prima di Dylan e dopo Bob Dylan. E che dire, è un amore che è cominciato per me molto molto da giovane. Avevo 15 anni, 14-15 anni e
era il 1974, lontano, 74-75, e poi da lì è un amore che è continuato e non ho mai più, non ho mai più smesso, sono più che un dilaniano, sono un dilaniato, veramente. È stato Bob Dylan, sapete, il premio Nobel per la letteratura, è stato il primo, come dire, non romanziere, poeta, a essere stato premiato, primo cantautore, se vogliamo usare questo termine, ad aver ricevuto il premio Nobel nella storia del premio, e quindi se c'era uno che lo meritava era lui, forse Leonard Cohen, purtroppo se n'è andato troppo presto, ma anche Leonard avrebbe meritato sicuramente il Nobel, per esempio, ma Bob, prima di tutti, se non ci fosse stato Bob Dylan, non sarebbe stato tutto quello che è venuto dopo, è una pietra miliare, una cosa veramente importante, una persona veramente importantissima, non solo per la musica, per la letteratura, ma per quello che mi riguarda, proprio anche per la mia vita, anche se sembra che esageri. Allora, volevo suonarvi qualcosa di Bob Dylan. Andiamo un po' sul rock and roll. Questo è un pezzo che si chiama Highway 61. E Highway 61 è un'autostrada, la sua strada 61, quella che è dal nord, va verso il sud degli Stati Uniti, e verso proprio il Mississippi anche, verso i luoghi del blues, no? E Highway 61 Revisited è proprio l'album di Dylan che, come dire, omaggia la musica del sud degli Stati Uniti, è una specie di ritorno, lui newyorkese, di ritorno alle radici blues, alle sue radici blues, ok? Highway 61. Create a next
boy said I never engaged this kind of thing before, but this I think can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Grazie a chi sta applaudendo e a chi sta guardando. Highway 61, ho visto una domanda sullo schermo se è country. Beh, questo qua più che country è, beh, suonato così con la chitarra acustica sembrerebbe country. In realtà questo è proprio un rock, proprio rock. La versione di Dylan sul suo disco, su Highway 61 Advised, è con tutta la band. Anzi, Dylan fino allora aveva fatto dischi quasi sempre acustici. Con la chitarra acustica, pochi altri strumenti. A un certo punto decide di fare una svolta e di usare, tra parentesi, una band che è una blues band tra le migliori, non solo dei tempi, tra le migliori di sempre, che è la Paul Butterfield Blues Band fondamentalmente, quindi usa questo disco per fare la cosiddetta svolta elettrica, con la gente che ai concerti lo accusava, gli gridava Giuda, direi tradito il messaggio del folk, del vero folk, che deve essere per forza suonato con gli strumenti acustici, con la chitarra acustica. Però lì è nata un'ulteriore leggenda. Sapete che Dylan ha cambiato le carte in tavola per, insomma, miliardi di volte, non è mai stato uguale a se stesso, non lo è tuttora, nonostante abbia una veneranda età, è sempre in giro, lo chiamano Never Ending Tour, il tour senza fine, il suo, e quindi Bob è sempre in giro, ha sempre voglia di suonare, e ogni volta cambia, non rimane mai lo stesso. Allora torniamo un attimo intanto ringrazio un po' di amici che conosco, anche gente che non conosco, grazie di cuore per i complimenti. E che dire, adesso poi ci sentiremo anche via Facebook, con i social, comunque quelli che conosco, beh, grazie per avermi sopportato anche stavolta. Tutti quelli che non conosco, grazie di cuore, ci sentiamo, comunicheremo in qualche modo, visto che adesso in qualche modo comunichiamo così, abbiamo tempo di comunicare soltanto così per il momento. Poi spero anche di vedervi magari dal vivo, rivedervi là, tornare a Federiciano, mi farebbe un grande piacere, speriamo di farlo, e magari ci si vede anche dal vivo. Ok, allora un altro brano in genovese, questo è un blues, anche qua ho bisogno di accordare la chitarra un attimo. Allora, questo suonare i blues in genovese è una cosa un po' strana, perché quando ho deciso di fare un blues in genovese ho detto: da dove comincio? Non è così semplice, all'inizio almeno. E così ho fatto una cosa, ho provato a prendere un po' di... Ho provato a prendere un po' di versi, frasi, titoli di vecchi blues e, come dire, li ho trasformati, ho provato a trasformarli in genovese, dall'inglese al genovese. E quindi il titolo di questo pezzo, che è Où gain Piaget que te veux-tu demander, è proprio la traduzione letterale di un pezzo di Blind Lemon Jefferson, un altro grande bluesman degli anni 20, del Texas, bluesman del Texas, che si chiama One Kind of Favor I Wanna Ask of You, che vuol dire c'è un favore che ti voglio chiedere, un piacere che ti voglio chiedere. Poi ho provato a inserire un po' di cose, un po' di riferimenti ad alcuni stilemi classici dei testi blues, l'incrocio, the crossroads, in genovese diventa l'incrocio, o Killing Floor, che è il macello. Killing Floor è un pezzo di Howling Wolf, Chester Barnett, e diventa un macello in genovese. Poi alla fine vi dico già che c'è una parola che invece è internazionale, è in genovese, ma la conoscono tutti.
Allora, volevo provare a suonarla nello stile di un chitarrista, sembrerà una cosa un po' caraibica, nello stile di un chitarrista a me carissimo, uno dei miei eroi chitarristici, non solo chitarristici, anche proprio musicali, che si chiama Ray Cooder. E, ok, questo è un bien piaget che te faccio domandare. Che piace bella, che te faccio domandare. Piace bella, che te faccio domandare. Mia cama è tua, se c'è bene te fa. Se vieni un fè la spuma in cielo, chi non canta un luce. Se vieni un fè la spuma in cielo, chi non canta un luce. A brata le montagne a crevesare. Se sta chi aspetta in cesti di luce, mi sta passando a qua. Che aspetta scesi in crucio, me sta passando a qua. Fammi spippare da legua e già ciao qui da te. Bella o siamo a sé. Ecco qua, Eugène Piaget, come vi dicevo, stavo dicendo, ogni tanto scusate ma c'è qualche interruzione, ma sapete com'è? Queste dirette, poi immagino che tutta Italia più o meno sia su Facebook o online per, per tutto quello che sappiamo che sta succedendo. Mi raccomando, come dire, teniamo duro, questo è bellissimo vedervi in video, bellissimo abbracciarvi in video, ma vi vorrei abbracciare anche di nuovo dal vivo, di persona. Un grazie veramente a tutti quanti, a quelli che hanno organizzato questa diretta, ovviamente a tutti quelli che hanno organizzato questa diretta, a Federiciano e a tutti quelli che stanno vedendo, come dicevo, un po' di amici, un po' di gente che vedo sta commentando e che non conosco, però mi fa piacere conoscervi, così prima o poi ci vediamo, okay? Di persona, parliamo di persona. E, allora, dopo questa Eugène Piaget, torniamo un attimo a Pracina Stomp. Torniamo un attimo a Pracina Stomp, questo disco che è uscito con Martino Coppo. Ora vedo un po' se riesco a trovarlo per farvelo vedere. Qua. Eccolo qui, aspetta che vi avvicino la copertina in modo che si veda, spero che si veda abbastanza. Questo qua è il retro. Paolo Bonfanti e Martino Coppo. Pracina Stomp, questo disco è uscito a ottobre
dello scorso anno, prodotto da Larry Campbell, dal grande Larry Campbell. E volevo suonarvi questo brano di Peracina Stomp, che è un brano mio, quella della mia mezza dozzina, diciamo così. E anche qua mi devo accordare un secondo. Scusate, ma questo è il, come dire, necessario per suonarlo giusto. Allora, dicevo, questo pezzo qua è un pezzo che si chiama I Kinda Like It, che vuol dire mi piace abbastanza. Ed è un pezzo che ha una storia particolare, perché c'è anche la versione elettrica. Questa è la versione, quella di Peracina Stomp, la versione acustica. C'è anche una versione elettrica di questo brano in cui c'è un solo di organo Hammond, e lui non si ricorderà, anzi sono sicuro che non si ricorda di averlo fatto questo solo, perché diciamo che è stato sia prima che dopo era molto impegnato in tante cose, tipo fare il tastierista dei Rolling Stones, perché c'è un solo di Hammond di Chuck Leavell. Chuck Leavell è il tastierista attualmente dei Rolling Stones, pianista e mondista. Ora poi adesso fa anche altre cose, fa anche libri per bambini, fa di tutto, però nella versione elettrica di questo brano c'è un solo di Hammond di Chuck Leavell. Lui non si ricorda più, ma io ovviamente mi ricordo, ve ne sono fiero di avere un pezzo con una partecipazione così illustre, da prezzi, ma solo meraviglioso. Ok, I kinda like it. Questa è una situazione un po', come dire, un po' rhythm and blues, una cosa di questo tipo, un pezzo un po' solo, un po' rhythm and blues. A può darsi che vi avverto, perché si fosse collegato solo, che voi vediate un gatto passare in questo momento proprio accanto al telefono, spero che non lo rovesci. È il mio gatto che si chiama, la mia gatta che si chiama Ruggine. Adesso vabbè, se la vedete passare non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, spero. I kinda like it. Well, I sip a cup of coffee, sound your farm boy. I see your face in the down light on the porch. I kinda like, I kinda like, I kinda like a flavor, so why don't you have some more? I stumble into you. Thank you.
enough to see what in your walk I kind of like. I kind of like it. I kind of like it, baby, so why can't I have some more? I kind of like it, baby, so why don't I have some more? I kind of like it. Grazie. Ho visto che qualcuno ha scritto che c'è il volume un po' basso, però qui ho visto una nota di Giuseppe che dice che in realtà si sente bene. Io qua credo di avere il volume al massimo. Sapete com'è poi, se le tecnologie sono moderne, sono nuove, però poi siamo sempre in una diretta tramite telefonino, quindi io cerco di fare, come dire, più rumore possibile. Magari alzate al massimo, se potete, il volume dei vostri apparecchi con cui state guardando, i vostri computer, i vostri telefonini con cui state guardando, perché ripeto, sì, una diretta Facebook con un telefono bello, un telefonino, insomma, che ci permette di farlo, però ripeto, state un attimo attenti, regolate un po' i volumi se sentite un po' basso, perché sennò qua è un po' un problema. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti con qualche altro brano. Allora, il prossimo brano è tratto da un vecchio CD. Il mio vecchio CD, in realtà, è l'ultimo, a parte un CD dal vivo, che è una specie, insomma, di strenna, insomma, con i vecchi pezzi nuovi del tempo rifatti. E dicevo, questo è l'ultimo CD a mio nome che ho fatto. Pracina Stompa insieme a Martino Coppo, ovviamente, e invece questo è l'ultimo a mio nome. Un disco si chiama Exile on Backstreets, e volevo suonarvi proprio il pezzo che dà il titolo a questo album, Esilio sulle strade secondarie. E adesso ci sentiamo un po' tutti in esilio su strade secondarie, ok? Anzi, su case secondarie o meno, ci sentiamo un po' esiliati, ovviamente, in casa, però, come dire, presto ci rivedremo, sono sicuro, ci rivedremo prestissimo, e sarò ben felice, se posso, di suonare per voi. Allora, eccoci qua. Allora, Exile on Backstreets è una specie di omaggio a due miei eroi, Rolling Stones, che erano abbastanza ricchi da permettersi un esilio su strade principali, Exile on Main Street, e anche Bruce Springsteen, che è un cantore delle Backstreets, delle strade secondarie, di gente che un po' perché, un po' per scelta, un po' perché c'è costretta, si muove solo su strade secondarie, strade secondarie vere e strade secondarie anche, come dire, della mente, anche strade secondarie perché sei costretto a percorrere, non puoi, sei uno che non puoi camminare su strade principali. Exile on Backstreets. Running a bit of slide on top of the bell tower, disappearing bit by bit while the car was moving away. And the voice of my grandparents telling stories about games that I'd probably been playing. And I recall a plane slanting slowly. In the distance, the dim and off the deep, the dark yellow half moon
like the slush of the horizon. And the wind blowing in from the west, a crystal evening lit me. Still ain't waiting for something I don't know. While the river under the rainbow gangster flows, I hope we'll have a chance to meet after this solemn backstreet. Everything you learn from your experience and your mistakes, can't get through it at all. The sense of expecting some clear answer from your graduation, hanging on the wall. And the trees are growing up tight and weak. Love forgotten gods, oh, overdue. Think about something to say. But no one cares about your opinion. Try to ask for something with a lie. Well, the country I live in is slowly liquefying, and the information changes bit by bit. Feel like I was still running in circles after a bunch of recurring dreams. I can hear all the actors speaking loud, 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 loud. But I really can't guess what they mean. The blind arrows foresee the future. Looking at the birds flying over the flat land. But their trajectory has so intricate and unpredictable. Surely even the next minute ends up in being so out of hand. I'm traveling on alone. Still with no direction home. Dragging my friend. Silent backstreet. I'm an exile. Silent E questa era Exile on Backstreets. Grazie, grazie mille. Come sentite, una ballad, una ballata dedicata a questo. Notavo mentre la cantavo che nel testo ci sono un po' di riferimenti
non voluti ovviamente alla situazione attuale, e comunque in questo momento siamo un po' in esilio nelle nostre case, che a volte sono sulla strada principale, a volte sono sulle strade secondarie, a volte sono anche in un paese, a volte sono in mezzo alla città. Siamo un po' tutti, come dire, in esilio nelle nostre case, ma come dire, bisogna tenere duro ancora un po' e poi finalmente ci rivedremo. Ringrazio tantissimo anche Giuseppe, che ha scritto che se il festival si rifarà sarò invitato, io sarò felicissimo di venire, di tornare di nuovo. Ultimamente ho suonato quasi sempre al nord, centro nord, e mi piacerebbe tornare un po' a suonare al sud, dove una volta suonavo molto molto più spesso, adesso suono meno, decisamente meno, per cui se avete l'idea di rifare il festival sapete che torno sempre molto 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 volentieri, ok? Allora, io sono giunto all'ultimo brano per stasera e ringrazio ancora tutti gli amici che si sono collegati, tutte le persone che invece non conosco e che spero di vedere presto live, dal vivo, di persona, a parlare, suonare per voi, scambiarci un po' di opinioni, insomma, sederci insieme a parlare un po', perché ne abbiamo bisogno, è il momento di farlo. Ok, quindi grazie davvero a tutti per avermi ospitato qua in diretta, e se qualcuno vuole ovviamente avere un po' di notizie sui dischi, sulla mia attività, c'è un sito che è paolobonfanti.it, poi ci sono gli spazi Facebook, Paolo Bonfanti e Paolo Bonfanti bis, cioè Paolo Bonfanti 2, c'è un canale YouTube che è youtube.com/bonfantipaolo, lì ci sono tutte le notizie su tutto, sui concerti, sui dischi, su tutte le notizie che volete avere, che vi interessa avere, sono lì, ok? Allora, per chiudere, volevo chiudere direi con un brano ancora di Pracina Stomp, e questo mio più recente CD, eccolo qua, ve lo rifaccio vedere, con Martino Coppo, mio carissimo amico e favoloso mandolinista bluegrass, Martino Coppo, questo è il retro di copertina, Pracina Stomp. Ma questo è un pezzo che si chiama You Were Right, che vuol dire avevi ragione. Anche questo, per questo c'è bisogno di una coratura particolare. Come dire, ogni tanto se qualcuno ha, insomma, si cerca sempre o si pensa sempre di avere ragione, ma poi a un certo punto, quando qualcuno ha ragione e tu non ce l'hai, bisogna ammetterlo, bisogna dire hai ragione. Questo è un pezzo appunto che parla un po' anche di questa cosa qua. Ci accordiamo ben bene. Ok, eccomi qua, you were right, grazie ancora di cuore a tutti, un abbraccio forte e a prestissimo, spero, ok? Ciao ciao, da Paolo Bonfanti, ciao. I thought I'd wear your highway home, and after all this time, it's well for me to be treated as the time you're passing by. Words listen in my ears. It's your way of thinking, sure to be my fear. You were right. It's alright. You were right. I'm alright. You asked for a move you knew it could have never been done. You were right. It's alright. But you're gone. To change your old face, this I see is brand new. Now there's too much difference to the one I guess I knew. Swipe back, my life was made of miles of rolling bars. You're always born to rock, now you're warming up a star. You're alright, it's alright.
jealous child of number seven, son. You were right, it's alright, but you're gone. Sometimes, but sure I ain't confused. We had a good time after all, to the hard ones I'm giving you. You say you ain't lucky, honey, but I can't prove you wrong. Right after you left, I probably wrote your favorite song. You were right, all right. You were right, that's all right. But it made me wonder how we went on for so long. You were right, it's alright, it's gone. You were right, I'm alright, since you're gone. Grazie, ciao, a presto, grazie a tutti.